anche altri. È accaduto che Calenda, in questo momento in cui proprio è quello più opportuno, no? Che non sta succedendo niente, così esce fuori come notizia. Un po' lancia il suo partito, la passera. È il suo logo. Marco, un po' la passera, ti ricordi? Alla passera. Sul tempismo. Sì, sì, no, spiega che stiamo parlando comunque. Che ne so, cioè no, qua diamo per scontato Corrado, un sacco di Corrado cose. Passera. Calenda alla passera, cioè sembra veramente a metà fra una commedia degli anni 70 e non so, un piatto e piatto di gastronomia. Senza prego, va bene, va bene, va bene così, è andata, vai. Ok. Vabbè, lui, Calenda, ha lanciato il suo logo, che io vi faccio vedere, è questo qua. Ecco qua. Ah no, 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 aspetta, 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 è questo qua. Metti quello più, ecco. Ma davvero, io quando ho visto il logo di Calenda ho detto me vado a fare un piano vita. Un'assicurazione a lungo termine, vabbè. Comunque, Calenda lancia il logo, lancia il suo manifesto e lo fa anche sul web come si fa oggi. Aspetta un attimo. Questo è il sito. Entra in azione. Entra in azione, cioè, allora, entra in azione vuol dire muoviti. Cioè, entra in azione. Azione. Cioè, c'è una cosa che si chiama azione. Secondo me tu la leggi così, invece la leggo. Entra in azione, entra in muoviti. Azione. A fa una delle due cose scritte qua sotto. Il partito potrebbe anche essere sostieni, cioè, uno di queste tre parole, ognuna vale l'altra. Grazie. Comunque. Sostieni. Sostieni era un bel nome per partito, sostieni. A me piace molto la semplicità della comunicazione qui, no? Entra in azione, poi due pulsantoni enormi, senza troppi menu. Io sono andato, scriviti ora, le azioni da fare erano quattro. Dati personali, importo, pagamento, grazie. Grazie. Vabbè. Allora, praticamente, come ti chiami, cacci sordi? Ma scusa, che differenza c'è se mettevo sostieni? Andavo su sostieni ed era importo, dati personali, pagamento, grazie. Grazie. La differenza era che importo viene prima dei dati personali, quindi questi sono più. Ti vuole risparmiare un po' di tempo, pagare dilazionato. Sì. Non ci importa subito sapere chi tu sia, diciamo. Cioè io devo prima di sapere i valori, poi scendi sotto, dopo che hai pagato, dice mo ti spiego che famo. E c'è questa pagina qui. Igor, me la sostituisci con quel filmato? Perfetto. Ok. Sulla sinistra sono elencati in forma di testo i valori. Prego Diego, li leggeri. Ora basta! L'Italia è un grande paese, siamo l'ottava potenza mondiale, la seconda economia. Ma perché devo leggere se a destra c'è il video con Calenda che me la spiega la stessa cosa in viva voce? È vero. Prego, okay. Diego, ascoltiamola da lui. No? Ascoltiamola da lui. L'Italia è un grande paese, siamo la nona potenza mondiale, la seconda. È che non è che uno può essere aggiornato, no? Nel frattempo le cose cambiano. Cioè, dal momento in cui ha scritto il testo sul sito a quando ha registrato il video ci hanno superato, c'è uno che ci ha superato, non so se sia colpa sua, ci ha fatto calare un posto. Io ho avuto paura a premere il video sotto per, dico qua, poi qua siamo decimi, no? Vabbè, si scherza. Beh, si scherza intanto se qualcuno trovasse chi è che ci ha superato nel frattempo. Comunque questo viene indicato da tutti, è il partito di Calenda, invece no, non è il partito di Calenda, è il partito di Calenda e di Richetti. Sì. Che alla presentazione alla stampa c'erano tutti e tutti e due animati dallo stesso medesimo entusiasmo. Sì, sì. Forse più Richetti. Dalla stessa gioia di vivere, dalla stessa convinzione. Prego, che guardate. Si vede subito dalla postura, diciamo. E qua si sta andando alla stampa estera, Costanze? Sì. Perché ridi così di più del solito ancora? La stampa estera ti ricorda a casa? No, perché ho visto loro arrivare, pensavo arrivare. La stessa cosa. Già lì ti chiedevi. Erano molto motivati. Erano previsti comunque, diciamo. Ecco qua. Ma no, vedi? Ma no, vedi? Non dobbiamo andarci, gli dice Richetti. Ma no, lasciamo stare. Ecco, se si mette lei davanti al sito, cioè non si capisce. Ecco, sì. Matteo, vieni pure te però. Matteo, ci deve vedere, questo è l'investimento. Allora, magari dammi la mano. Mano. No, non così. Richetti dice, ah, piacere, proprio due allenatori che stanno per ascoltarti. Non lo conosco, lo incontro ora. So chi tu sia. Più convinti. Ah, ecco, fammi dire. Questa non è un'operazione personale, ma è una grande operazione di mobilitazione dell'Italia che studia, che lavora, che fatica e che non è più di essere costretta a scegliere il male minore. Nessun grande paese europeo è nella condizione di dover scegliere. Dai.
Non so se allora, sia per il male minore, per non so quale delle parole. Lui comunque ha questa espressione fissa. Allora, voi avete un'analisi più politica. A me ha ricordato Una notte da leoni, quello che si sveglia e non sa come si è trovato il tatuaggio. Perché sto là? Com'è che c'ho sto piercing con Calenda io? Perché sto qua? Viene tra populisti o sovranisti. Azione nasce per questo. A tutti gli effetti, Azione avrà uno statuto che è uno statuto da partito. Quello che c'ha di movimento nello scopo. Ieri sono in Italia andato... non c'è bisogno di un nuovo partitino. E se questo sarà un partitino, avrà fallito la sua missione e si scioglierà non partecipando alle elezioni. Perché vedete, se noi parliamo di buon governo invece che di riforme, allora forse ci verrebbe in mente che nessuno di noi affiderebbe a Salvini o Di Maio la gestione di un'attività personale, anche fosse un bar o un edicolo. Però gli affidiamo lo Stato ritenendo che in fondo lo Stato non è fino in fondo una cosa nostra. Queste sono le cose. Sì. A voi. Vabbè, ciao. E se girano proprio, se danno le spalle, è una delle storie. Righetti, ancora non capisco. Di coppia. Va bene. Oggi mi sembra che Calenda, correggimi Marco, oppure aiuta, abbia dato il sostegno suo e del partito a Bonaccini, no? Giusto? Quindi. Calenda corre col centro-sinistra. Purché Bonaccini non si allei con i 5 Stelle? Ah, c'è una condizione. Ah, voglio vedere che entriamo così io, i Righetti. Però era molto bello ieri nella conferenza, perché non c'era, questa era la faccia di Righetti secondo me, perché non c'era chiarezza se era un partito e è un partito. Ma non l'hanno meno. Capito neanche loro questo. No, perché Calenda diceva sempre non è un partito, è un insieme di persone. Nazione, cosa che noi sosteniamo gli uni e gli altri e siamo per il buon governo, eccetera, eccetera. Dopo Righetti mi diceva, io non, come tanti colleghi, non avevamo capito, è un partito, un movimento, che cos'è? E lui dice, no, certo che è un partito, che altro deve essere? Righetti, finita la conferenza stampa, ha detto tutto il contrario di quello che ha detto Calenda? Più o meno. Bello, cioè, già è bello, opposizione interna, un vero partito che ha la sua minoranza, in questo caso uno contro uno. Vabbè, va bene. Prego. Comunque, si sono buttati pure loro nella lotta, diciamo, per i regionali. E noi, questo è il punto in cui di solito ospitiamo la voce del Nord, un attore che voi tutti conoscete. Sì, un bellissimo momento.